Mi chiamo Leslie Busby, sono cittadina degli Stati Uniti, ma vivo in Italia da 87. Sono venuta in Umbria in tardi 88. All'epoca lavoravo con Greenpeace, l'associazione ambientalista. Con la sezione, la parte internazionale che aveva sede in Inghilterra, ma quando è stato deciso di aprire un ufficio in Italia, diversi di noi sono venuti a Roma e poi da Roma alcuni di noi, incluso l'allora presidente internazionale David McTaggart, siamo venuti in Umbria. Io, David abitava qui a Paciano, io e mio compagno dell'epoca a Città della Pieve. Io sono venuta a vivere in Paciano in 2004, dopo la morte di David, e abbiamo creato questo centro, si chiama il Centro Terzo Millennio, che è creato in onore di David per onorare sul lavoro, sull'ambiente e per la pace. E David era un grande attivista sia per la protezione dell'ambiente che per la pace. Il comune gentilmente ci ha dato spazio qui in Palazzo Valdeschi. Abbiamo fatto diverse iniziative negli anni, da quando siamo entrati qui nel 2014. Qui ci sono un po' di esempi delle nostre attività, su tutte le attività con la comunità di Paciano, che è una comunità molto sensibile a queste tematiche. Qui davanti a me ci sono le gru di origami, le gru della pace. Questo era il nostro primo grande progetto che abbiamo fatto in collaborazione con il Trasimemo. L'idea era in 2015, per il 70° anniversario della bomba atomica su Hiroshima e Nagasaki. E c'è una tradizione di piegare 1.000 gru di origami, che è un notevole lavoro perché non sono facili fare, in augurio della pace. Abbiamo deciso di farlo e di mandarle a Hiroshima. E dunque abbiamo creato queste sedute inizialmente qui nel giardino, questo era da maggio fino a luglio, abbiamo fatto una volta, due volte la settimana lì al bar, quando era troppo caldo farlo di giorno, abbiamo cominciato a farli di notte al bar, in piazza, ognuno a piegare almeno una gru. E alla fine abbiamo fatto, direi, 100 persone, fra soprattutto paccenesi, ma anche turisti, qualche volta sono coinvolti altre persone. Abbiamo piegato non 1.000 gru, ma 2.000. Questo è un insieme, un collage di alcune foto, di quando era un vero progetto della comunità. Qui siamo all'ultimo con tutti i nostri gru che abbiamo messo insieme su fili con un messaggio di pace, tutto guidato da Keiko, che è giapponese, che vive nel comune di Paciano e ci ha insegnato tutte come fare le gru e le abbiamo mandato a Hiroshima. È stato un gran bel progetto per tutti. E poi facciamo altre attività ogni anno, adesso quest'anno possiamo riprendere finalmente dopo la pandemia, la raccolta dei rifiuti abbandonati lungo le strade, le vie. Paciano è comunque un comune molto pulito, ma comunque ci sono questi rifiuti abbandonati sempre, si trova principalmente lungo le vie principali e ogni anno abbiamo fatto questa raccolta dividendoci in squadre, andando giù. Allora, l'esperienza del mercato, questa è nata, l'idea del mercato viene da un'amica mia, una signora tedesca, Lia, che ha vissuto a Paciano per molti anni e lei è un
fornaia, si dice, che fa pane, è un ottimo pane. Per anni avevo un'attività qui, un forno, però partecipava anche al Mercato della Terra di Umbertide, che è uno dei mercati organizzati da Slow Food, che valorizza tutta la produzione del territorio, ha criteri molto diversi del solito mercato settimanale. Ed è stata l'idea di Lia di portare questa idea qui. Non siamo collegati con Slow Food, ma l'idea era lo stesso, di creare un mercato settimanale che mancava a Paciano, però sfruttando i produttori proprio di questa zona del Trasimeno, anche alcuni vengono da più lontano, e anche di dare spazio agli artigiani, visto che a Paciano ce ne sono diversi, molto, molto bravi, molto brave, e altre persone della zona. Dunque, abbiamo iniziato questo mercato in luglio di 2020, quando sembrava che stavamo uscendo tutti dalla pandemia. È stata già dall'inizio una bellissima esperienza. È stato un po' difficile durante, quando siamo ricaduti un'altra volta in zona rossa, con tutte le restrizioni e tutta la paura che c'era del Covid, il grosso problema. È stato un po' difficile andare avanti, però tutti che partecipavano volevano continuare, e in qualche modo l'abbiamo fatto. Quello che non avendo fatto un mercato prima, non avevo pensato ad un aspetto che è diventato anche un aspetto importante, cioè che un mercato così in una piazza aperta in centro del paese diventava un punto di socializzazione, che in questi 2 anni di pandemia, di isolazione di tante persone, è stato molto apprezzato, specialmente dalle persone un po' più anziane, che non avevano un altro modo di incontrarsi, di vedersi, anche se era a distanza con la maschera. Però per questo è stato una bella esperienza. E siamo fra pochi mesi, entriamo nel nostro terzo anno, concludiamo il secondo anno, e anche i venditori, i produttori dicono che piace tanto fare questo mercato, e più capiscono di essere il benvenuto qui, è molto rilassato, apprezzano la qualità, che la qualità di quello che producono è apprezzato. Questo è anche importante per loro.